sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo. Perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa e le persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate. Ma loro ne sono uscite vincenti, al punto che il mondo è rimasto a bocca aperta. Diaduita a tutti, sto girando in un periodo altamente produttivo per me, alimentato dal fatto che sono disoccupato, come ho detto in altri video, però non so se a questo punto li avrò già caricati, ma penso di sì. Quest'oggi è la volta dell'ennesimo video tag, cioè per voi ennesimo. A me tocca personalmente, in quanto è stato l'unico video tag sulla disabilità che io abbia mai visto fino ad adesso. L'ho visto da Ilaria, che è un attivista che io stimo fortemente. Per attivista intendo attivista sui diritti sicuramente dei disabili, poi non lo so, magari lo è anche per altro, però diciamo che sul suo canale, soprattutto nella sua città, è conosciuta per questo. Vi lascio il link al canale di Ilaria, passate perché ne vale la pena, e andiamo avanti con le domande. Come ti chiami? Riccardo, ormai lo sapete tutti, però rispondiamo anche a questa. Di che segno zodiacale sei? Sono nato il 21 aprile, quindi secondo quale oroscopo si vuole osservare, con il nuovo segno sarei Ariete, altrimenti Toro. Come si chiama la patologia con cui sei nato? A me hanno detto che si trattava di tetraparesi spastica, però recentemente alcuni specialisti mi hanno messo un po' la pulce nell'orecchio, ho tentato di fare alcuni esami, alcune visite, ma non ne ho cavato nulla, nel senso né di buono né di cattivo, semplicemente niente. E quindi diciamo che in teoria sarebbe di tetraparesi spastica, ma non lo so. Andiamo avanti. Che difficoltà ti crea la tua disabilità? Beh, 1 2, penso che si veda che non siano delle mani ordinarie. Uso prevalentemente questa mano che state vedendo, la sinistra, pochissimo quest'altra, la destra, e si vede anche il motivo, spero. Poi vabbè, sono sulla sedia a rotelle, la vedete. Probabilmente ho qualche pelo del cane addosso, ma questo non c'entra niente, ve lo dico perché l'abbiamo spazzolata da poco. E è una malattia leggermente somatica, quindi quando mi innervosisco peggioro, parlo male, non deglutisco correttamente, però fortunatamente con il mio trasferimento a Grosseto dicono che parlo meglio, io non me ne accorgo nemmeno. Non ho più praticamente problemi di deglutizione, al punto tale che inghiotto anche capsule come l'Imodium, che sono delle cose allucinanti. Allucinanti. E quindi, se da una parte può peggiorare, può anche fino a un certo punto migliorare. Diciamo che lo stato d'animo, come tutte le malattie neurologiche, influisce abbastanza. Ti senti disabile? Sì, non 7 giorni su 7 e non 24 ore su 24, nel senso che io sono nato in questa condizione, quindi non sono, come possono pensare alcune persone, una persona alla quale manca giocare a calcio, anzi il calcio mi fa pure schifo. E se camminassi non mi metterei a giocare a calcio, senz'altro farei altre cose, però mettiamola così. Ecco, se sono in compagnia di persone o comunque in un periodo in cui le cose vanno un po' meglio, non mi sento disabile e la carrozzina diventa per me la stregua di una sedia. Di fronte a determinati atteggiamenti cretini, di fronte a determinate cose, sì, mi ci sento purtroppo, e è una delle mie debolezze. Sopportatela, prendetela, anche perché non si cambia.
come fai a spostarti? Allora, vabbè, in macchina devono aiutarmi totalmente, però non ho nessun problema a essere seduto su un normale sedile. Se no, altrimenti la carrozzina penso la intravediate, almeno dietro la mia spalla. So parlare. E poi avevo provato il tri-ride, ma sinceramente Grosseto non è città adatta per il tri-ride e non lo uso praticamente più. Questa cosa mi dispiace abbastanza, però è così. Quando sei in giro fai fatica a rapportarti con le persone? Sì. Sì, il motivo in realtà non è solo la disabilità, è soprattutto la disabilità. Però è un misto tra che un po' sono timido io, anche se non si direbbe. Un po' dopo tante batoste, soprattutto negli ultimi 10 anni di vita, mi sento osservato, giudicato, anche quando magari potrei non esserlo, anche quando magari si tratta semplicemente di persone che non mi conoscono e basta. E invece altre volte si vede proprio che sei giudicato per quello, insomma, per la disabilità, per questa cosa su cui ho appena elegantemente battuto il pugno. Dipende, insomma, qualche difficoltà c'è praticamente sempre. Hai molti amici? Assolutamente no. E la cosa mi dispiace, anche se so che è abbastanza normale. Io sarei per avere tantissime persone attorno. Due sono quelli che vivono con me. E tutti gli altri, perlomeno quelli veri, sono a distanza. E il resto del mondo si tratta di semplici conoscenti. Sei fidanzato? No. Mi piacerebbe un giorno, ma no. Fai sesso? Sì, ebbene sì. Contrariamente all'opinione comune che ci vuole come delle bamboline impeccabili, angeli, asessuati, ebbene sì, anche noi facciamo sesso, anche io faccio sesso. Sono pure gay, guardate, siccome non ero abbastanza masochista da nascere disabile, sono pure gay. Vabbè. Hai delle fantasie particolari? Qui non ho capito, forse probabilmente vuole essere malizioso e parlarmi di fantasie sessuali. Ebbene sì, ci ho pensato mentre ascoltavo questo video tag. Prima o poi in vita mia mi piacerebbe far sesso con un altro rosso. Sei credente? Allora, se parliamo di religione cattolica e santa romana chiesa, no. Ho una mia spiritualità che si avvicina molto alla Wicca, che non pratico tutti i giorni. Però mi ritrovo in alcune cose della Wicca. Ti penti mai di come sei? Sì, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vorrei rimanere la stessa persona espansiva, estroversa, però con un po' più di stronzaggine là dove serve, di quella stronzaggine sana. Cioè non è che devono fare le spese tutti, anche quelli che mi vogliono bene. Devono fare le spese chi si permette di farmi qualcosa di storto. E non puoi invece starci male io laddove non vale la pena. Questa è una cosa che non mi piace. E quindi appunto essere anche più strafottente, oltre che più stronzo, scusate la parola. Hai mai subito atti di bullismo? Sì. Ne ho anche parlato, mi pare, in un altro video. Sì, ne ho parlato nel video di essere un alunno. C'era un bambinetto che era più basso di me, che già son basso, che mi venne a dare gli schiaffettini nella testa. Io ho tentato anche di cambiarle lì senza successo. Invece un'altra volta, vedete, questo mi pare che non l'ho detto in quell'altro video, c'era un ragazzino sempre di questi bassi, non so perché i ragazzini bassi mi vengono da noi, questa volta alle superiori, che mi faceva sempre il solletico sotto le ascelle, sapendo che io lo soffro mortalmente. Però una volta, sebbene lo soffrissi appunto mortalmente, sono riuscito a liberarmi una mano ed acchiapparlo per la maglietta. Questo qui, invece di prendersela, è andato ridendo dagli altri compagni, dicendo che l'avevo preso per la maglietta, e divertito come se avessimo appena fatto il miglior gioco del mondo. Contento lui, contenti tutti. Come ti vedi in futuro?
Allora, se devo dirvi cosa sogno, cosa che sarà oggetto di una collaborazione che voi ancora non avete visto ma che io ho già girato, o meglio non avete visto oggi, però probabilmente quando vedrete questo avrete visto anche quella, spero. Se vi devo parlare di sogni, sicuramente vorrei un lavoro, un uomo e finalmente anche qualche amico che fosse raggiungibile proprio fisicamente. Queste tre cose. Hai mai maledetto la tua condizione? Lo faccio tuttora, anche perché, anche se rido e scherzo, cerco di fare sempre video quando sono di buon umore. Io non mi sono ancora accettato. Spero che non sarà per sempre così, perché non ce la faccio più. È stato più facile accettarsi come gay che come disabile. Sembra paradossale sta cosa, però è così. Sei una persona sospettosa o ti fidi subito di chi ti sta intorno? Nonostante la mia cretinaggine, penso che si sia attenuata rispetto a prima. Continuo a prenderla nel di dietro, quindi non saprei definirmi. Sicuramente sono più sospettoso, ma evidentemente non abbastanza. Sei ipocondriaco? No, anzi, sono una persona che forse ora si ammala un po' di più perché delle stagioni non si capisce più niente, ma prima non si ammalava mai, mai, mai. Quasi quasi faceva un po' comodo così, però aveva anche il rovescio della medaglia, nel senso che vedevo il resto del mondo che si ammalava e io mi annoiavo perché non potevo uscire. Vabbè. Cosa speri che a breve verrà fatto in futuro a favore della disabilità? Ragazzi, bisogna iniziare a metterci più la faccia. Io vedo pochissimi canali di persone disabili e con uno di quei pochi ci ho pure litigato, non voglio fare nomi. Dobbiamo iniziare a metterci la faccia. YouTube è un mezzo potentissimo, approfittiamone finché c'è. Io in questo momento non posso taggare nessuno perché l'unica disabile che mi segue è quella che ha fatto il video tag. Quindi non posso taggare nessuno, però se tu che stai guardando sei disabile e hai un canale, oltre che mettere magari il commento a me, che se vuoi lo fai, però non è importante, rifai questo video, considerati taggato da me. Per tutti gli altri il video è finito, mi stoppo prima che la fotocamera mi abbandoni, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!